Benvenuti, cari fedeli seguaci del canale, in questa preghiera meravigliosa, che vi darà pace e tranquillità non appena l'ascolterai. Oggi narreremo l'episodio che riguarda il messaggio di pace di Ivan. Ti ricordo che ogni video che ascolti è prodotto solo e soltanto da noi, così come al commento finale. Ascolta questo video e recita una preghiera per 3 giorni, sempre a quest'ora per beneficiare della benedizione della pace. La storia che stiamo per narrare è dedicata a un argomento molto importante, il messaggio di pace del famoso veggente Ivan. Prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Oggi parleremo dell'incontro di Ivan con la Vergine Maria e delle parole di saggezza che gli ha trasmesso. Ivan descrive la Vergine con una bellezza disarmante, in grado di colpire anche l'uomo più insensibile e forte. Tuttavia, la Madonna gli ricorda che la bellezza vera è sempre interiore e che è importante formarsi e rispettare gli altri come fratelli. Durante l'incontro, la Vergine profetizza sul futuro, annunciando il ritorno all'età dell'oro e mettendo in guardia da coloro che abusano di questi tempi bui per i loro loschi scopi. La Madonna sottolinea l'importanza di mantenere la fiducia in Dio, anche nelle situazioni più difficili e di non perdere mai di vista l'insegnamento di Gesù. L'incontro è finito con una preghiera recitata insieme da Ivan e la Vergine, che lascia infine un segno della sua presenza a Ivan. Molte persone pensano che Ivan rivelerà non molto presto la data del suo prossimo incontro con la Vergine, ma solo il giorno prima, così da rendere credibile l'intero incontro. L'apparizione di santi e di Dio in persona è un argomento misterioso, ma le frequenti apparizioni sembrano indicare che la presenza di Dio si fa sempre più forte. Questo ci ricorda l'importanza di essere costruttori di pace e di cercare la pace che viene da Dio. Concludiamo quindi con una preghiera, recitando insieme una voto alla Madonna, chiedendole di intercedere per noi affinché possiamo aprirci alla pace che viene da Dio. La figura della Madonna rappresenta la dolcezza, la purezza e la bontà. Non importa in quale luogo del mondo ci si trovi, la Madonna è un simbolo di pace e di amore universale. La bontà della Madonna si manifesta in molti modi diversi. In primo luogo, è un simbolo di maternità e di amore incondizionato. Si dice spesso che la Madre di Dio è la madre di tutti noi e che ci protegge dall'alto. Inoltre, la Madonna è considerata un esempio di virtù e di santità. La sua vita è stata caratterizzata da gesti di umiltà, di gentilezza e di compassione. Lei ha dimostrato che il percorso della bontà può essere difficile, ma alla fine è sempre gratificante. Infine, la Madonna rappresenta la speranza. La sua figura rinvigorisce la fede in molte persone e rappresenta la luce nei momenti di oscurità. La sua presenza è stata molto importante nella storia dell'umanità. Ricordiamo in particolare l'apparizione di Fatima nel 1917, dove la Madonna apparve a 3 bambini portando un messaggio di pace. In conclusione, la bontà della Madonna è una fonte di ispirazione e di sostegno per molte persone in tutto il mondo. La sua figura rappresenta l'amore, la purezza, la maternità e la speranza, donando a ognuno di noi un riferimento solido per uscire dall'oscurità e guardare al futuro con speranza. Non dimentichiamo di lasciare un amen nei commenti e di seguirci per gli aggiornamenti sui prossimi video. Per molte persone, pregare ha importanti effetti benefici sulla salute mentale e fisica. Non scordiamolo mai, la preghiera può aiutare a ridurre lo stress, l'ansia, la depressione e il dolore fisico. Pregare ha sempre un effetto positivo sulla salute mentale e fisica, poiché aiutare a connettersi con qualcosa di significativo nella propria vita e rafforzare i legami sociali. Non dimentichiamo mai di riconoscere la grandezza di Dio attraverso una preghiera a Lui e a Lui soltanto. Non scordiamo mai di rendere grazie a nostro Signore Dio Onnipotente. Anche a voi questo episodio ha suscitato una grande felicità? Noi lo troviamo veramente stupendo ogni volta che la raccontiamo. Preghiamo! Allora, per una benedizione molto potente recitiamo insieme per 3 giorni di fila così da beneficiarne al massimo del suo potere. Condividi il video con una persona a te cara in modo che capisca quanto è importante per te. E non dimenticare di seguire il canale. Amen.